Buonasera a tutti da Marcolino. Siamo a bordo di una Seat Ibiza 2022, restyling quindi, allestimento FR, motorizzazione 1000, 3 cilindri, 95 cavalli. Che dire di questa vettura? Diciamo che, a parte le versioni aspirate e l'entry level come motorizzazioni, utilizza un cambio a 5 marce, esprime quindi 95 cavalli, abbiamo detto, sviluppa 95 cavalli, 175-180 Nm di coppia, è un motore diciamo un po' tarpato elettronicamente ed è la versione diciamo entry level di quelle col turbo, bella da guidare, quindi ha questo motore diciamo appena appena sprintoso su un telaio che è comunque fantastico. Per chi ha provato un Ibiza, un Apollo, una Fabia, una 1, ragazzi, il telaio è quello della Golf, della Leon, dell'Audi A3, l'MQB, la versione AO, molto guidabile, ben fatto, veramente un ottimo telaio, fa divertire il giusto. E su queste vetture tipo Ibiza e Polo molto leggere, molto, diventa molto agile e maneggevole. Quindi nonostante ha soltanto 95 cavalli e una rapportatura del cambio un po' lunga, è comunque divertente. Passiamo alle cose che mi hanno colpito di più di questa vettura, che io conosco benissimo, e comunque perché ne ho già posseduto anche una versione turbo diesel decisamente più sprintosa di questa, la 116 cavalli, che poi in realtà ne aveva quasi 125 così, senza toccargli il motore. E la cosa principalmente bella di questa macchina è la comodità, gli interni spaziosi, la plancia che a me piace molto, e quindi abbiamo detto il telaio di questa macchina che è veramente notevole, non si può dire niente di negativo su questa parte dell'autovettura. Quindi guidabilità e divertimento alla guida e comfort di marcia e quindi diciamo spaziosità a bordo, queste sono sicuramente le doti principali di questa vettura. Vogliamo parlare subito di qualche difetto di questa vettura? Si vedono alcune scelte al risparmio, tipo aver abbandonato da dietro, ho riguardato perché mi è venuto un dubbio, le maniglie dove ci si può tenere, aver tolto delle lucine, alcune plastiche abbastanza cheap come si dice, anche se nella versione restyling hanno fatto qualche lavoro in miglioria, quindi mettendo qualche plastica un po' più morbida a destra e a sinistra, però insomma qualcosina in più si poteva fare, però diciamo che è la versione diciamo delle quattro sorelle A1, Polo, Skoda e Seat, è quella forse più diciamo basica, anche se l'allestimento è FR, quindi ci sta. In questa versione hanno messo comunque le bocchette colorate rosse, hanno rivisto la plancia, mi piace decisamente, hanno rivisto anche i sedili, un disegno un pochino meno sportivo della prima serie diciamo di questa FR, la fase 1 chiamiamola, invece questi qua sono un pochino più diciamo eleganti, sportivi, ecco, tutto qua. E negativo su questa versione 95 cavalli, bisogna dirla tutta, è il cambio 5 marce, che complice quindi la coppia non esagerata, costringe a scalare spesso di marcia, perché sotto i 2200 giri la macchina è abbastanza seduta. Poi dopo viaggia e va rumorosa, come tutti i tre cilindri, però nella norma. Quindi il 5 marce, rapporti lunghi, bisogna tirare le marce, questo è il primo difettino. Secondo, più da purista, alla presenza al posteriore dei freni a tamburo invece che quattro freni a disco, come ad esempio sulla mia Ibiza turbo diesel, che era decisamente più pesante ma molto più veloce. Queste sono scelte al risparmio e va bene, questo è, bisogna tenersene così. Poi sinceramente gli altri grossi difetti non li ho trovati, anzi voglio tornare indietro. Uno dei principali pregi rispetto al mondo che c'è adesso è la presenza di un sistema multimediale molto semplice, touch, sì, ma con diversi tasti fisici per i comandi che si utilizzano di più, sempre, più spesso. Molto facili quindi da trovare, anche cercandoli con le manine senza dover guardare sempre il tablet e distrarsi. Poi la presenza di un climatizzatore automatico vero e proprio, con tutti i tastini e le manopole, veramente veloce da controllare e intuitivo, al contrario di quelli che continuano a scegliere i full touch nella stessa Volkswagen, hanno fatto secondo me degli errori madornali. Su Golf, Leon, Formentor, Cupra non ne parliamo, e invece questa presenza di questo climatizzatore un pochino classico, che ho visto e rivisto mille volte nelle macchine di questo produttore, è una cosa che per me è molto positiva. Adesso vi lascio alla parte tecnica del video mentre guidiamo la macchina tra le curve.
trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Penso alla guida di questa vettura. Allora, adesso l'ho provata con un tratto di curve. Allora, in salita il motore fatica, devi tirargli le marce, la seconda molto molto in alto perché sennò la macchina tende a sedersi. 95 cavalli ci sono, ma devi tenere il turbo attivo, come si dice, sennò non vai da nessuna parte, cioè sennò sei molto tranquillo. Se invece riesci a tenere il motore su di giri, ti puoi divertire. Nel limite delle 95 cavalli su una struttura di una vettura di 4 metri, ecco, quindi quel che l'è. E, però da guidare è bellissimo, niente da dire, cioè lo sterzo, il telaio, la precisione di guida, gli inserimenti giusti, molto leggera davantreno, quindi molto agile con l'avantreno, prende bene la direzione che gli vuoi impostare, senti bene dove stai mettendo le ruote, nonostante abbia una gommatura da 215, 45, 17, spero di non aver detto una cazzata, scusate, non hai 18 comunque, e una, diciamo, una mescola molto stradale per delle Nexen, quindi non stiamo parlando di neanche sportive, e sicuramente non delle semi stick, ecco, quindi. Però ripeto, i freni, per quello che ho potuto sollecitare, ero più in salita che in discesa, non ha dato problemi, certo. Su una macchina così leggera, con la potenza così limitata, secondo me il tamburo può anche andare bene, però per un purista, perché gli piace poi magari dargli qualche cavallo in più a sta macchina, la presenza del tamburo dietro non è una gran bella cosa. Consumi di questa vettura, è una vettura che sinceramente mi aspettavo qualche consumo leggerissimamente più basso. È una macchina che fa i 14-15 senza grossi problemi di media. Io vedo i consumi di questa vettura su
sull'arco dei primi 3000 km di vita è su quella percentuale lì. Ieri, utilizzando in autostrada, l'altro giorno, viaggiando con calma, dei tratti con calma, dei tratti tirando un po' di più, devo dire che ha fatto anche i 18, quindi è una vettura che, volendo, stando attento col piede, devi cercare di non schiacciare troppo, non c'è niente da fare, non sopporta più di tanto sul gas e lì consuma veramente tanto. Però ripeto, una macchina che con un po' di attenzione 16,5, 17 con un litro li fa, quindi anche sotto questo punto di vista nulla da dire. È una macchina da 4 metri, non è una macchina cortissima e leggerissima, quindi ci sta, è giusto così, per le prestazioni che esprime va bene così. Secondo me la quadratura del cerchio sull'FR col 1000 è 110 cavalli, perché 110 cavalli ha più spinta, è molto meno tarpato di coppia, di potenza, un cambio 6 marce, spaziato meglio, la presenza dei dischi, insomma, secondo me la quadratura del cerchio la trovate con 110. Ovvio, questa costa un po' di meno, paga meno di bollo, tecnicamente secondo qualcuno potrebbe anche consumare meno, secondo me no, consuma di più, è 116, quindi 110 sono le varie versioni che hanno fatto. Comunque ripeto, macchina veramente bella e guidabile e divertente. Io con questo vi saluto, alla prossima prova su strada e alla prossima recensione. Questa era la Seat Ibiza FR 1000, 95 cavalli. Alla prossima, ciao ciao!